Sei così bello, anzi bellissimissimo, magica Juve Ale, quando giochi stasera ed è così bello, questo bel 6-1 e vinciamo noi, iniziamo bene l'anno che ci lega lega lega, 6-1, mamma mia veramente, abbiamo fatto non la rimonta, ma un ribaltone comunque. Oggi iniziamo con il piede giusto, inaugurando il 2024 e finalmente vinciamo all'esordio in Coppa Italia Frecciarossa agli ottavi battendo la Salernitana per 6-1. Nonostante tutto, i gol veramente bellissimi, quelli di comunque di cioè, Miretti, Cambiaso e poi ha segnato anche Rugani del 3-1. Ildiz che poi ha fatto due volte doppietta per la prima volta in prima squadra dal settore giovanile in prima squadra. Spero tanto che Ildiz, ovvero, abbia un grande futuro di rimanere qui con noi alla Juve. E io mi auguro con tutto il mio cuore, da tifoso juventino, che questo ragazzo resti con noi, che arriva dall'altro settore giovanile, quello del Bayern Monaco, e adesso che l'abbiamo qui con noi. Spero tanto che almeno ci sia un futuro nuovo numero 10 dopo quello di Del Piero, che lui, vabbè, è un'altra storia. E comunque, voglio anche complimentare anche Weah Junior che ha fatto il suo primo gol in maglia bianconera in Coppa Italia. E comunque, non ha tirato comunque un tiro potente, ha tirato un tiro elegante. Ero in live comunque, ragazzi. A proposito della partita che mi sono visto, ero in live in compagnia del salottino dei tifosi. Quindi, link in descrizione. In link in descrizione troverete il canale del salottino dei tifosi di Enzo e Enrique. Quindi, se volete passare da loro, iscrivetevi dove lì si parla di calcio a 360 gradi e commenti, live reaction e post partita degli altri miei colleghi YouTubers e amici miei. E quindi, primo tempo, dopo un minuto abbiamo iniziato male. Vabbè, questo ce lo siamo tolti di dosso. Almeno Miretti l'ha pareggiata 1-1 e 2-1, ha segnato Cambiaso che è il secondo gol stagionale, poi Ildiz ne ha fatti due e per questo è il suo terzo gol stagionale dopo uno col Frosinone in trasferta e due in Coppa Italia e poi del 4-1, vabbè, 4-1, 5-1 e poi alla fine ci ha pensato Weah Junior, il figlio d'arte del grande George Weah, che quando era al Milan ha vinto il pallone d'oro. Anche questa è un'altra storia. Comunque è stato un gran giocatore anche il papà George Weah. E spero tanto che anche questo ragazzo continui a crescere. E ora adesso ai quarti di finale ci attende il Frosinone, come li abbiamo già affrontati in campionato in trasferta, per poi vincendo 2-1. E adesso ci saremo di nuovo contro un'altra squadra, ovvero non forte, ma comunque è contro il Frosinone. Contro il Frosinone, quindi sarà la prossima per i quarti di finale che il Frosinone ha sbattuto fuori il Napoli per 4-0. E là ci sono, come già conoscete, ci sono Caio George, Barenecea e Sulè, quelli che abbiamo dato noi in prestito. Adesso, ragazzi, l'importante è iniziare bene col piede giusto con il nuovo anno e quindi prima vittoria del 2024 e adesso pensiamo al campionato, ora di nuovo contro la Salernitana. E quindi vinciamo all'esordio in Coppa Italia per 6-1 contro la Salernitana e passiamo in turno ai quarti dove ci attenderà il Frosinone alla prossima. E quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, mettete la campanella, quello spesso è ben tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Alla prossima!